Lo vuoi far qua? Proviamo il modo di farlo qua in diretta. Almeno di accorciarla. Se volete, intanto qua in diretta ci sarà. Aspetta, va bene. L'accorciamento, non so se si dice accorciamento del barbone. Ci avete dire voi? Avete voglia di vedere Rodrigo che si accorcia la barba qua in diretta? Live, 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 Alejandro, ovviamente. Fatela in live, dice Alessio. E dai, remote. Sì, un tutorial su come accorciare la barba. Io ho paura che ti tiri i peli questa comunque. Devi fare una prova. Fatela tu per vedere se ti tira qualche pelo. Mettiti più qua. Proviamo. Succedono cose, dai. Ti ha tirato la barba, ragazzi. Ti ha tirato la barba? Qualcosa ha tagliato, però te l'ha tirata la barba. L'ha tirata. Te la tira? Così no. Sì, sta tagliando, non vedi il cespuglietto che si è formato già per terra. Va bene, io sono delicato ovviamente. Se poi è proprio che te faccio male, te la fai te. Ma è rimasto il buco? Sì, è rimasto, guarda. Ma me lo giuri? Sì. Allora ragazzi, stiamo per assistere a un momento epico. Sta per succedere una cosa che non succedeva ragazzi da 2 mesi. Perché adesso accorcerò la barba a Rodrigo sempre se non gli faccio troppo male. Per cui adesso io mi alzo. Faccio sedere Rodrigo. Ciao a tutti ragazzi, sono Rodrigo, detto Rodriguez. Ascolta, mo. Oh, no, guarda, mo seriamente ti sto parlando. Sì. Se mi tira i peletti, fa male. Beh, allora, ma io te lo giuro, io faccio piano. Se poi senti veramente che ti faccio troppo male, scusa, gli ho sputato. Che ti faccio troppo male, poi te lo finisci tu. Vabbè. Che almeno se ti senti, voglio dire. Ascolta, mo, delicatezza. Rodrigo ha una paura. Delicatezza. Ma pure io ho paura di farti male. Allora, quindi è ovvio che cerco di fare piano. Bravo. Poi ti ripeto, se senti che ti faccio troppo male, lo finisci tu. Vabbè. Ok? Ok, ragazzi. Comunque, vabbè, ora. L'ho promesso, ora eh. È un accorciamento, poi finisco. È arrivato John Q, perfetto, perfetto. Che dice al momento in perdono il miglior momento della live. Capirai. Ascolta, questo è un rimpicciolimento. Dopo me li finisco quello da me. Sì, 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 certo, certo. Mica te li devi rasare tutti con questo. Mamma mia, che ansia. Con questo, ragazzi, lo dobbiamo solo accorciare. Perché sennò è troppo lunga. Sì. Avvicinati un po', però. Perché. Solo un po'. Okay. Vabbè, ma si vede, dai. Si vede? Beh, poi ti scuoti bene, tanto passo la scopa. Ah, sì, tanto. Ok, e se sta a gasaggio che. No, non è vero, dai, sono preoccupata pure io. Dai, siamo pronti, ragazzi. Dai. Oh, mo. Sì. Piano. Faccio piano. Vai. Te lo giuro, mica voglio far. Che so, stronza, io che ti voglio far male. Scusa. Ah, io chiudo gli occhi. Allora, io mi metto qua. Ciao, ragazzi. Ciao. Eccoci qui. Allora, vado. Piano, cioè, piano. Piano, piano. Però ti ripeto, se ti faccio male, te lo fai tu. Ok. Se poi ti senti più sicuro. Ok? Vabbè. Ma parti piano, piano. Parti dal centro, poi andiamo dal centro, verso okay. I lati, vai. Inizio da qua. Ah, no, dal centro. Vabbè, da inizia da là se vuoi. Però okay. Sempre delicatamente. Dai, dai. Comunque se io chiudo gli occhi non è per mancanza di rispetto, ma per paura. Io anche quando vado all'dentista io ho gli occhi chiusi. Ok. Vai, vai. Io faccio il più piano possibile. Vai, vai, vai. Eccolo là, che era quel rumore? No, non mi ha tirato, non mi ha tirato. Tirato? Amo, non mi fa spaventare. No, è che ha scritto il panico negli occhi. Ammazza, ci ho pazzo il pelo. Okay. Bravo. Ecco, lì ha tirato un po', vero? Lì ha tirato un po', bravo. Ma sta sparendo il ciuffo? Ammazza il bucio. Mo, allora, non mi tagliare la parte della basetta però. Ok, sono arrivata qua, guarda. Poi te la sistemi tu con la lametta. Si vede? Vabbè. Che ridi. Aprite un parrucchiere. Ah sì, guarda, guarda. Guarda, sì. Il buco, guarda, sì. Il buco. Oddio, vabbè, bellissimo. Vai, vai, vai. Vado. Stai andando bene, eh? Cioè, comunque la parte che più mi fa. Oddio, mi fa senso vederti. Oh, ma perché non ti lasci tutto sto pizzetto qua? Ma non è che sono un giocattolo. Oddio, è bellissimo! È bellissimo!
Ok. No, aspetta, aspetta, aspetta! Sì! E mizzica, parti come se fosse un pugnale. Ma calma. No, è che tu devi dirmi che vai. Ma sto andando. Mizzica. Perdi pelacci. Dai, vai. Ok. Bravo, Con calma. Ammazza, oh, come cadono. Io ho paura. Poi se ti lasci il pizzo, no. No. Niente pizzo. Niente pizzo. Ok. Di che hai paura? Che sta di? Clippa tutto. Che sta da fa, ragazzi? Tipo Kratos. Ma dai, c'è Rodrigo sotto quella barba. C'è un Rodrigo, effettivamente. Oh mio Dio, questa fa senso pure a vederti. Minchia, che sono un blog. No, nel senso strano. Che capito? Cazzo vuol dire nel senso strano? Dai, senso... vabbè, dai. Vai. Se no qui ci mettiamo 3 ore. Scusa, ho tirato. No, la parte più delicata per esempio. Il mento. I baffi e il mento. Quello non lo so, poi vediamo se te lo fai tu per fare in caso. No, vabbè, tu devi farlo. Però io se c'ho male ti urlo in faccia. Ok. Semplice. Vai. Ok, ammazza. Mica ciuffazzi, guarda quel ciuffo appeso. La barbonazza. Aspetta, non sono più abituata a vedermi senza barba. La pelle. Cioè, pensa a chi entra nella live in questo esatto. Dice, ragazzi, ma che vi siete impazziti? Aspetta. Che? Ma non sei più comoda venendo di qua? Ma non so se ci arrivo o non dell'altro. Ma sì, che c'è, vai, che ti stai contorcendo. Aspetta, aspetta. Mi fai una tenerezza incredibile. Ah, io te faccio tenerezza. Ma sì che ci arriva, va, ecco. Che non ci arriva. Allora, piano. Brava. Madonna mia, come cadono. Brava. Come cespugli. Ascolta, non andare troppo su per la basetta. Te lo ripeto. Sì, sì. Brava. Tranzo. Ok, dopo qua vicino a basetta taglio io. Sì, poi te lo fai tu, dai. Come sto? Avete visto, ragazzi, la basetta è sacra, dice Alessandra. Ok. Ma adesso che... Oh, non ha fatto male. Non ha fatto male? Non fa male! Incredibile. E qua cadono come cespugli. Cioè, tutti i miei peli in faccia. ci sono i tuoi peli dappertutto. Vabbè. Tu hai voluto farlo qua. Ok, eh? Sì, va bene, dai. Tanto qua effettivamente non avevo ancora lavato perché prima c'eri tu. Ah, sì? Eh sì, quindi... vabbè, lì poi... Mica come saltano i peli, ragazzi. Che c'è? Sembra Pablo Escobar. Sembra Chef Rubio. Sembra Chef Rubio. È vero. Sembra Chef Rubio. Ma non sono Chef Rubio. Dai, non mi guardare così. Aspetta, ma manca solo i baffi? No, me li fa. Te li devo fare? Eh certo, ma che mi tengo sti baffi? Che sono un narcotrafficante. Aspetta. Allora, io adesso con la lingua. Sì. Mi tiro in avanti il baffo? O no? Ok, come vuoi, come ti senti tu più sicuro? Proviamo così, dai. Calma. Ok,
un'altra passata, dai. Forza e coraggio. Che ti sei ingoiato? Un capello? Un pelo? I peli. Stanno volando dappertutto. Con calma, ehi. Beh. Donna, mo, sembra che stia a morire. No, perché sto trattenendo il respiro. Ah, ok. E tu ti domanderai perché? Non respiri col naso? Sì, ma non lo so, sto trattenendo il respiro. Ma quanto manca? Abbiamo finito, dai. Ci sono qua dei peletti più lunghi. Lo metto. Aspetta. Vedo contro luce, quelli più lunghi. Ma c'è ancora i baffi? No. A posto, wow! È andata? Madonna Gesù! Allora. Mamma mia, momento storico. Ciao Rabi. Allora, vediamo di raccogliere sti pelacci. Perché adesso saranno ovviamente dappertutto un po' questi peli. Qua mi sono rimasti un po' di peli, ma adesso li gioco con la lametta. Sì. Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Rodrigo, basettazzo. Mamma mia! Ah. Hai visto il basettone? Ah! Ora si vede meglio se faccio così. Sì. Ma sono peli della barba! Aspetta, scuotiti pure tu. Scuotiti. Ok. Che momento epico proprio, ragazzi, eh? Vediamo tutto quello. Che succede? Hai visto? C'è un cespuglio, ragazzi, qua per terra. Aspetta, ti porto la paletta. Grazie. Arrivo subito da voi, ragazzi. Così avete potuto assistere anche voi a questo epico momento.